Eccoci qua, amici. Come potete vedere, non sono sparito. Non mi sto a dilungare tanto su quello che ho fatto. Praticamente, in questo periodo, causa lockdown, tutto il resto, mi sono dovuto immettere a pieno nell'orto, ovvero l'orto che coltivo. Quindi ho avuto a che fare con il cespugliatore, tutto quello che ne consegue, perché anche quest'anno purtroppo sono in ritardo. Comunque, come sempre, ringrazio tutti gli iscritti e tutti coloro che commentano e che seguono i miei video, e vi ringrazio tutti. Ora, col video di oggi, giusto collegato all'orto e al fai da te, e come sapete io sono contro i prodotti chimici, quindi nell'uso nell'orto, perché poi dopo alla fine ce li mangiamo, spargiamo cosa, poi rimangono nella terra, cioè sono lì. Inutile che si venga a dire no, funziona una cosa, io sono contro. Quindi, mentre lavoravo nell'orto, mi è capitato di, girando sui vari siti, ho trovato un libro. È un libro di Teruo Iga. Il bello che, se andate a leggere il libro, lui l'ha scoperto per caso. Ovvero, cosa ha scoperto? Ha scoperto IEM. Cosa sono IEM? Ovvero, microorganismi effettivi. Un esempio su il discorso dei microorganismi: come ben sapete, ci sono tanti microorganismi e esistono già da quando è nata la vita sulla Terra. Diciamo che sono loro l'Adamo ed Eva della nostra terra su cui viviamo. Comunque, non mi voglio dilungare su questo discorso. Tenete presente una cosa: che ci sono i microorganismi, come si dice, rigenerativi. Poi dopo ci sono dei microorganismi che sono opportunisti, e poi ci sono dei microorganismi che li chiamiamo degenerativi. Non so se il termine è giusto, non sono un biologo o dice. Comunque, in poche parole, cosa fanno questi EM? Sono microorganismi che sono composti, in poche parole, da esiste una miscela che vi farò vedere soltanto la bottiglia. Per chi fosse interessato, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo e seguire poi dopo tutta la procedura. Abbiamo, diciamo, batteri buoni, i cattivi e gli opportunisti al centro. Nella nostra terra, se non ci sono i microorganismi rigenerativi, cosa succede? Che hanno prevalenza quelli che praticamente fanno degenerare, quindi diciamo i cattivi. Al momento che noi mettiamo dei microorganismi effettivi, cosa succede? Calcoliamo che c'è un 90% di microorganismi opportunisti, ci sarà il 10% di microorganismi degenerativi. Al momento che noi mettiamo gli EM, si ha uno scompenso. Cosa succede? Che mettiamo un 5% di microorganismi effettivi, che questi rigenereranno la terra. In poche parole, andranno in competizione, gli opportunisti andranno dalla parte di quelli che saranno maggiori. Quindi noi, utilizzando questi microorganismi, dobbiamo fare sì in modo che vincano i rigenerativi, non i degenerativi. Cosa succede? Che a questo punto si avrà uno scompenso dei degenerativi. Considerate che i microorganismi effettivi evitano l'ossidazione, quindi anziché far marcire la pacciamatura, tutto il resto,
creano tutto un movimento che aiuterà a non fare marcire le pacciamature, a degradarle però rigenerando e creando dei prodotti utili alla terra, perché i microorganismi effettivi servono molto di più alle piante. Poi non mi sto a dilungare, comunque in poche parole questi rigenerano la terra e permettono di non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico. Vale a dire, gli EM li stanno usando in Brasile, li stanno usando in Giappone, da dove sono ovviamente stati scoperti, però vengono utilizzati in molti ambiti. Questi ambiti possono essere, oltre agricoltura, allevamento di animali, purificazione delle acque, nella pulizia della casa. Sono svariate le funzioni che può avere questo prodotto e si è visto in molti casi che sono accertati che si è avuto un aumento della produzione, un rinforzamento delle piante. Io sto parlando del caso ovviamente dell'orto, dell'agricoltura e tutti i giovamenti che ne conseguono, perché se noi non emettiamo prodotti chimici non ce li mangiamo. Oltretutto che sono anche i prodotti, al momento che non ci sono più sostanze chimiche che noi mettiamo ogni giorno dentro per combattere questo, combattere quell'altro, ci ritroviamo a avere anche delle frutti, verdure più ricche di antiossidanti, che sono molto importanti per il nostro corpo, perché l'ossidazione fa male al nostro corpo con tutto quello che ne consegue. Comunque, adesso io vi spiego come attivare la soluzione madre e se avete commenti scrivete qua in basso nei commenti. Ora vi faccio vedere, questa qua è la soluzione madre, non vi faccio vedere la marca, chi fosse interessato lo trova sotto in descrizione. E ora procediamo con l'attivazione e tutto il procedimento con quello che serve per fare l'attivazione. Ora sigla e poi ci vediamo in fondo al video. Here we go. Eccoci qua. Allora, innanzitutto, cosa ci serve? A parte la soluzione madre, che conterrà i microorganismi, ovvero all'interno, non si sa bene cosa ci sia all'interno, però si sa bene che tipo di batteri, microorganismi sono al loro interno. Ci sono dei microorganismi lactobacillus, dei microorganismi riguardanti la fermentazione, ovvero quelli dei lieviti e via dicendo, io vi sto parlando in maniera semplice, e dei microorganismi della fotosintesi. Questo è un miscuglio, è una miscela che va attivata. Cosa vuol dire? Che nello stato in cui sono adesso sono dormienti, sono dentro questa bottiglia, che hanno bisogno di essere attivati, riprenderanno a funzionare, a interagire. Cosa vi serve? Allora, nel mio caso un bottiglione di vetro da 5 litri con un tappo modificato. Io ho fatto un foro da 22, ci ho messo un tubetto di sughero, poi lo vedrete, ci ho messo un tappo di sughero con un relativo foro e un gorgogliatore. Questo serve perché all'interno non ci deve essere ossigeno, perché questi microorganismi sono anaerobi, ovvero non amano l'ossigeno. Quindi abbiamo detto soluzione madre, il bottiglione con il gorgogliatore, poi vi servirà un recipiente,
un bidone qualsiasi con una coperta per avvolgere il bidone, poi lo vedrete, lo vedrete adesso che poi procediamo. Un riscaldatore da acquari che andrà impostato a una temperatura di circa, io l'ho impostato sui 32 gradi. Acqua demineralizzata o acqua di fonte, però io ho già fatto dei test prima di fare questo video, vi posso dire che il pH risulta più idoneo con l'acqua demineralizzata. Si possono utilizzare anche altri procedimenti con IMX e via dicendo, però questo è un discorso a parte. Quindi siamo rimasti all'acqua di fonte o demineralizzata. Io preferisco la demineralizzata, benché, visto che vivo in una località dove, ok, ho l'acqua di sorgente, però l'acqua di sorgente ha un pH talmente elevato che nuoce ai microorganismi. Infatti diciamo che l'acqua idonea per far lavorare meglio i microorganismi, io ho fatto le prove, è un'acqua che abbia un pH intorno non superiore ai 7, agli 8. Questo perché? Perché i microorganismi preferiscono un ambiente quasi acido. Quindi, infatti, la soluzione che ne uscirà fuori dovrà avere un pH che va dai 3,2 al massimo a 4. Questo sarà fatto per ottenere la riuscita, ovvero sapremo che questa soluzione si è attivata. Comunque, dicevamo, coperta, riscaldatore e melassa, della melassa di canna da zucchero, possibilmente biologica, la vendono, io l'ho acquistata in internet insieme, e vi lascio anche qui la descrizione, l'ho preso dove ho preso lo stesso la soluzione madre. Vi lascio tutti i link in descrizione del bidone, tutto, cosa, chi volesse cercare, trovare i prodotti li trovate qua, insomma. Comunque, ora detto questo, andiamo filo per segno a vedere come si procede. Ah, dimenticavo, vi serve o delle cartine tornasole per misurare il pH o, come ho fatto io, un economico misuratore del pH elettronico. Io ne ho approfittato, ne ho preso uno anche che misura la conduttività dell'acqua, eccetera eccetera. Sono praticamente due in un'unica confezione, a una modica. Eccoci qua. Allora, ci serve un contenitore graduato, l'acqua demineralizzata, se volete potete utilizzare acqua di sorgente, però il consiglio che vi do è che abbia un pH inferiore a 7, e la soluzione madre più la melassa. Io ho preso la tannica da 10 litri, vi lascio il link in descrizione se volete poi dopo successivamente fare anche voi questo progetto, non obbligo nessuno. Comunque, ora si procede in questa maniera qua: dall'acqua demineralizzata leviamo 300 ml di acqua. Qua l'abbiamo levata. A questo punto, con questa, la metà la mettiamo sul fornello, e visto che è demineralizzata, in teoria non dovrebbe aver bisogno di un'ulteriore sterilizzazione, però se utilizzate acqua di sorgente vi consiglio di portarla in ebollizione fino a 60 gradi, in modo da eliminare i batteri patogeni che andrebbero già in competizione con la soluzione madre. Ora andiamo al fornello e ne versiamo la metà e la portiamo a una temperatura di 40,
metà perché mi servirà per sciogliere la melassa e per equiparare la temperatura ai intorno ai 32-33 gradi per mettere dentro questo bottiglione di vetro tutto a fermentare. Abbiamo messo metà di acqua e ora la dovremmo portare a una temperatura di 40 gradi. In questo momento, non so se si vede, siamo già a 29, vai, adesso sta scendendo comunque a 30 gradi. Come vedete, qua ho già portato, collegato il riscaldatore da acquari con la quantità d'acqua per portarlo in temperatura intorno ai 32-33 gradi. Considerate che se lo mettete, lo impostate a 33 gradi, tranquillamente arriverà sui 34. L'importante è non superare mai i 38 gradi. E ora andiamo a vedere l'acqua in ebollizione. Non in ebollizione, che sia arrivata a temperatura, ma ci dovremmo quasi essere. Accendiamo. Ok, sta continuando a salire, ora spegniamo, siamo a 40 gradi. A questo punto, altro contenitore, impostiamo la bilancia su ml, tara fatta e a zero, e andiamo a mettere 150 g di melassa di canna da zucchero. Come vedete, adesso si è spostata, sono 151 ml di melassa di canna da zucchero. A questo punto mi serve un altro contenitore per fare 150 ml di EM. Considerate che quello che stiamo andando a fare si chiama EMA, ovvero microorganismi effettivi attivati. Ora quest'acqua la trasferisco in un altro contenitore perché mi servirà poi dopo per eventuale rabbocco. Ora facciamo nuovamente la tara e facciamo 150 ml di soluzione madre. Anche questa volta, vedete, 151. Ora procediamo, abbiamo il nostro bottiglione e andiamo a versare la nostra soluzione all'interno del bottiglione. Il bottiglione deve essere accuratamente pulito. Questa al momento non ci sarà più, la leviamo. Versiamo la soluzione. Sciacquo bene così non perdo una parte di soluzione. E ora procedo ad andare a mescolare la melassa. Versiamo la melassa. A questo punto, come vedete, è tutto disciolto. Ora non ci resta che, è da dire, è opzionale, però io nel primo ho fatto già due prove e nel primo tentativo ho utilizzato 1 grammo di sale dell'Himalaya
è opzionale. Quindi andiamo a misurare un grammo, che dovrebbe essere più o meno come un cucchiaino un grammo. Lo mettiamo in soluzione. E andiamo nuovamente a mescolare in modo che si disciolga. Prima cosa da fare, onde evitare, perché sennò bisogna lasciarlo, bisogna misurare la temperatura che non sia superiore ai 38 gradi. Qui siamo arrivati a è scesa di poco, perché siamo a 39 e 1, scusate. Quindi mescoliamo il tutto. Ci aggiungiamo la restante parte di acqua. E andiamo a misurare. Ok, a questo punto siamo a 26,7, quindi possiamo iniziare a mettere la soluzione all'interno del bottiglione. Ora utilizzerò il recipiente che avevo prima. Piano piano andiamo a versarla. Ecco qua. Si consiglia di lasciarlo sempre all'orlo, perché allora questo qua è un gorgogliatore che serve a fare sì in modo che durante la fase di fermentazione degli M non entri ossigeno, uscirà soltanto l'anidride carbonica. Adesso andiamo a mettere l'acqua a livello e poi lo andiamo a posizionare. Come vedete, questo è il tappo originale del bottiglione, con un tappo di similsughero o plastica forato con una punta da 8, in modo che il gorgogliatore ci entra dentro. Poi dopo, per avere più guarnizione, ci ho messo della pellicola, quella che si usa per alimenti, in modo che vada a sigillare bene. A questo punto vado a mettere l'acqua. Ecco qua, deve stare a questo livello l'acqua. A questo punto, quando uscirà di qua l'anidride carbonica della fermentazione, questo scenderà e la bolla salirà sopra e poi tornerà indietro. Ora, prima di andare a mettere il gorgogliatore, andiamo a agitarlo lievemente. Basta tapparlo con la mano. A questo punto possiamo mettere il gorgogliatore. Lo avvitiamo. Ben fermo. E a questo punto lo andiamo a mettere dentro il bidone. Ora il riscaldatore è già in funzione e siamo a una temperatura di 34,3. Direi che va bene, perché vi avevo detto che regolando sui 32, bene o male, poi dopo alla fine va sui 33. A questo punto non resta altro che
prendere il nostro bottiglione, lo andiamo a immergere. A questo punto dobbiamo lasciarlo dai 5 ai 7 giorni in fermentazione, ogni tanto andando a controllare la temperatura, che ovviamente non deve superare mai i 35 gradi, e controllare se tutto è a posto. Dopo 5-6 giorni vi servirà questo qua, che è un misuratore di pH elettronico, che ovviamente andrà tarato. Vi lascio il link in descrizione se per caso volete averlo. Comunque vanno bene anche le cartine del tornasole. E ora non resta che aspettare 5-7 giorni. Al quinto giorno potete già andare a controllare e misurare il pH della soluzione. Se la soluzione avrà un pH dai 3,2 ai 4, vuol dire che ha funzionato. In ogni caso la soluzione dovrà avere un odore fruttato, perché vi poteste accorgere che se è andato tutto a buon fine. Comunque, ora non resta altro, io lo andrò a posizionare in un posto, luogo buio, ovviamente con il riscaldatore attaccato, e lo andrò a coprire con una coperta, questo per mantenere la temperatura e ovviamente per non far arrivare troppa luce. Ed ecco qua. Comunque, se il discorso, diciamo, se il video vi è piaciuto, like e commenti sono sempre graditi. E ora lo vado a posizionare e ci vediamo per le ultime conclusioni. Eccoci qua, il video è terminato. Spero che abbiate gradito questo piccolo esperimento, diciamo. Non voglio convincere nessuno su usare o non usare i prodotti chimici. Comunque questa qua è una scoperta che viene utilizzata in molti ambiti, e consiglio a tutti magari di andare anche a curiosare in internet, vedere quello che si può fare con i microorganismi effettivi, perché si parla di depurazione delle acque, si parla di tante cose a cui possono essere utili, anche dell'igiene della casa. Comunque una cosa che farò sicuramente, perché io ho già l'esperimento, ho già fatto questo qua, il video, dopo che io ho già appurato già la prima fase di fermentazione, ho già visto che come avvengono i risultati e l'ho anche provato a utilizzare. Tenete presente che questi microorganismi effettivi, ovvero EM l'abbreviazione, possono essere usati in agricoltura in svariati modi, perché in primis si possono essere utilizzati per ravvivare ovviamente il terreno con microorganismi, in modo che il terreno diventa più soffice, e oltre che con l'aggiunta di pacciamatura, ovviamente, perché bisogna dargli anche qualcosa, microorganismi da assimilare e lavorare. Seconda cosa, ho appurato e ve lo farò vedere appena riuscirò, che aumentano anche la radicazione delle nostre piantine quando le seminiamo. La radicazione è molto più viva, la pianta è molto più forte. Infatti le carote ci impiegano 10 giorni in meno a germogliare, e tante altre cose. Comunque, se il video vi ha incuriosito, io vi lascio con un saluto da Lollo 100% fai da te, anche in agricoltura senza chimica. Ci vediamo al prossimo video, perché parlerò di Bokashi. A voi scoprire cosa sarà e come può essere utilizzato. Ciao a tutti!